tutti, popolo del tubo, buongiorno e buona domenica. Eccoci qua in un nostro nuovo appuntamento per il Robby Mail 81 Mod News. Ragazzi, è stata una settimana veramente moscetta a livello di modding, forse una delle più moscette, ma io non vi voglio fare spoiler di quello che sarà il fine video, ma sono ottimista per la settimana che verrà, comunque per le settimane che verranno. Ma ciancio alle bande, bando alle ciance, andiamo un po' a vedere qual è stato il panorama modding per quanto riguarda Farming Simulator 2019. Iniziamo ovviamente dalle console. Io direi di andare subito avanti con tutti sti capanni, capannetti, carri, carrini e carretti, e mi va subito all'occhio sulla mappa Mi-Champ o Mi-Camp, una mappa che è piccolina, teoricamente 28 campi, 5 punti vendita, eccola qua. Se cercate una mappa piccolina, patatina, questa qua potrebbe fare per voi. Io non l'ho provata, non so esattamente come sia, ma aspetto un vostro feedback qua sotto. Magari se vi è piaciuta scrivetelo, se pensate che vale la pena farci un test map scrivetelo e ci darò un'occhiata. Così di primo acchitto vedo molte case, molti edifici del gioco di default, e questa è già una cosa che a me piace poco. Però insomma, questo è un TG informativo, non è che posso andare solo a mio gusto personale, e quindi. Poi ragazzi, è uscito il Kun Primor 3570, il mio inglese è sempre fantastico, per appunto tritare le balle di paglia nelle vostre stalle, capienza come vedete una sola ballina. Poi modding italiano, mod italiane, il buon Peppe 978 ci ha fatto questo John Deere 3765, questo ovviamente serve per trinciare, come potete vedere ha una capienza di una larghezza di lavoro di 2,4 metri e necessita di 140 cavalli di potenza per funzionare. Eccolo qua ragazzi, per fare il vostro bel trinciato di erbetta è veramente l'idealino. Poi ragazzi, ci sono state appunto update su update. Abbiamo uno spam di concime, ma non che mancassero insomma nel gioco, quindi io voglio proprio andare avanti, saltare a piedi uniti tutta sta parte. C'è stato un update della mappa The Old Farm Countryside, ma comunque update su update, addirittura update del MAN 414 pack. Poi è uscito questo pack qua, Johnston Brothers Modular eccetera eccetera, ma le cose più importanti stanno sopra, ovvero è stata aggiornata la mappa Coronella. Ragazzi, ci sono stati degli importanti update, io ancora non li ho visti, ma molti di voi mi hanno già scritto che sono stati messi i pallet come produzione. Vedete, prima c'erano le singole forme di formaggio, adesso vedete che ci sono i pallet come produzione. E poi è stata fatta la produzione di pellet, e se non erro anche di, vedete anche la farina adesso è dentro i pallet, insomma. Sono state aggiunte produzioni, se non erro, di assi e di pellet. Insomma ragazzi, è cambiata un po' la mappa. Infatti qua dice che richiede un nuovo salvataggio, insomma, per essere giocato. Comunque non vi voglio dare altre info su questa mappa perché non l'ho provata nella sua nuova versione, quindi probabilmente dovrò fare un nuovo test map da capo. Anzi, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quali sono le novità principali di questa mappa, così mi trovo ancora più facilitato quando andrò a fare un nuovo test map, che probabilmente arriverà in settimana, perché ormai quello vecchio, se tutto è cambiato, diventa obsoleto, diciamo. Poi l'unica mod che personalmente mi è piaciuta è tutta la settimana, ovvero ci ho fatto anche un test mod che vedete qua nel box informativo, il Kron Big Pack 1290, cioè questa fantastica pressa della Kron, 150 cavalli richiesti, balle quadre, bella, a me è piaciuta veramente tanto, è piaciuta un botto. Per il resto veramente moria. Che cosa hanno avuto in più gli amici di PC? Ma ragazzi, c'è stata una mod della Global Company, ad esempio anche questa credo che
serva per gestire i tubi, cioè la mod è quella dei tubi dinamici, e quindi grazie a questa mod è possibile ricaricare, mi sembra, anche l'acqua, il liquame, però insomma non l'ho capita perché non gli ho dato più di tanta importanza. Comunque, se vi è piaciuta la mod dei tubi dinamici, date uno sguardo a questa qua, osservatela meglio, perché dovrebbe essere appunto integrativa di quella mod là. Insomma, poi c'è stato un update della Global Company, aggiornatela ovviamente perché gli update sono sempre molto importanti. Ci sono stati poi gli update per quanto riguarda sempre modding italiano, il team SMI, per quanto riguarda appunto le due bossini, la bossini 350, la bossini B280. Come vedete, sono state rese compatibili al Manual System Horses, quindi adesso è possibile usare sempre questo sistema di tubi. È stato aggiunto un nuovo dirt specular e un nuovo normal map, che sono cose di texture, di modding, insomma miglioramenti visivi alla mod. Per il resto, ragazzi, abbiamo una produzione di pallet vuoti, eccolo qua, posizionabili, ma non vedo altro che mi possa far illuminare gli occhi. È uscita una mod che comunque già c'era sul PC, More Mission Hallowed, che praticamente fa quello che faceva la Multiple Contract, cioè vi fa prendere più contratti contemporaneamente. Poi update, una settimana veramente carente e morta. Ma andiamo alla settimana che verrà, che appunto ho detto che sicuramente sarà molto più patatosa, e iniziamo col ricordarvi che il 7 aprile, ragazzi, il 7 aprile 2020 uscirà l'addon Strove Harvest, ragazzi, sta per arrivare gratuitamente su console e su PC. Avevo già fatto un vlog relativo a tutto questo, quello che conterrà, quello che ci sarà dentro, quindi ragazzi, i mezzi saranno sempre questi che c'erano già nel 17, quindi la Premos, la Comprima, la Big Pack 1290, questa qui che già era uscita, ma insomma sarà tutta un'altra cosa questa, ragazzi, perché poi qua ci sarà la fabbrica per produrre questi pellet, ci sarà il punto vendita, ci sarà la melassa per fare i pellet, ci sarà le imballatrici, ci avranno, vedete, le reti consumabili che finiranno, quindi voi dovrete aggiungere le reti. Insomma, è veramente un bel DLC gratuito, console e PC, il 7 di aprile, amici miei. Andiamo adesso a vedere le mod però italiane, che cosa bolle in pentola in Italia. Inizio col farvi vedere quello che sta facendo Peppe978 del team FSI. Non sappiamo niente, non sappiamo più niente dell'autolivellante, quindi io suppongo che sia stata messa da parte per il momento per dare spazio ad altri progetti, e come vedete Peppe sta facendo adesso questi due progetti, ovvero una livella per il terreno, questa è la classica livella, vedete, ancora è da mettere in game, no? Io qua vedo le immagini che ha rilasciato Peppe sulla sua pagina Facebook Modding FS. Come vedete è una livella per il terreno, e non solo, anche i carri bicchi. A me questi sembrano bicchi, quindi credo che siano bicchi, che siano il modello dei carri bicchi. Non so se usciranno come Lizard su console, non lo so, perché qua vedete ancora non sono texturizzati, da quello che c'è, no, so texturizzati, cioè, ma non hanno le decals, quindi non vedo le decals, non so se sono bicchi o Lizard, se usciranno bicchi sul PC e Lizard su cosa, questo non lo so. Però ecco qua i lavori che attualmente sta facendo Peppe, quindi una bella livella e carri bicchi che speriamo di vedere molto 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 presto. E invece, per quanto riguarda l'Elex RB Modding, beh, ormai l'avete visto l'anteprima sul mio canale, e sta per uscire il Same Fortis, il Sametto Fortis, che uscirà appunto per console e PC. Se non avete ancora visto l'anteprima, vi lascio qua il mio video nel box informativo, anteprima ormai fatta una settimana fa. Ma non solo, vi ricordo che RL Modding Team stanno anche facendo il Ravizza RA8000, quindi insomma non c'è riposo, per fortuna, per i nostri fantastici modder italiani, quindi queste qua sono le novità principali che vengono dal modding italiano. Andando a vedere un po' le mod in uscita,
Vediamo che c'è un bel pack che è molto interessante, perlomeno adesso su PC, ma penso possa andare anche su console. Case IH Axial Flow 7130 pack, trebbia e relativa lama. Poi un bel pack di John Deere 6M Series, questo è molto interessante, soprattutto se passerà i test per PC e finirà su console, sarà molto 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 interessante. E poi eccolo qua, il Samettino SDL Group Pack, e qui ne approfitto per darvi una news, cioè l'Elex mi ha detto che questo Same, il Same Fortis, perché si chiama SDL Group Pack? Perché inizialmente uscirà solo il Same, quindi sarà soltanto versione Same Fortis, ma poi nel successivo update ci saranno anche le versioni Lamborghini e la versione Deutz, quindi ragazzi... appunto avremo le tre versioni del Fortis, fantastico, fantastico, questa sarà una cosa fighissima. E poi altra moddina italiana, non so se la sta facendo il team SMI, non ho visto notizie su questa cosa sulla loro pagina, però sotto una mia live così mi hanno detto degli amici, però insomma non so se sia proprio una mod fatta da italiani, poi insomma vi dirò meglio se uscirà. Comunque la Sigma Bronti 3000, che è appunto un erpice, un coltivatore italiano, nel gioco è coltivatore, poi nella realtà può essere fresa, fresetta, fresotta, frisotta, ma nel gioco appunto sarà un coltivatore, e anche questo lo aspettiamo con il cuore, con l'amore. Poi in testing per console, quindi hanno già superato i test per PC, la John Deere S600 e S700 Series, che sono delle belle trebioline, e poi quello che è probabilmente un update del New Holland 40R Pack, perché se non erro c'è già su console questo pack. Quindi come vedete c'è più sicuramente carne sul fuoco per quello che deve uscire che quello che è uscito, perché questa settimana è stata un po' moscetta, ma come vedete questa settimana potrebbe essere interessante, e speriamo, perché stando a casa a giocare, ragazzi, abbiamo veramente bisogno di mod, speriamo che ne arrivino sempre di più. Amici miei, io vi ringrazio di aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto, come al solito ringrazio i miei amici abbonati che sono gli unici sostegni che io ho per andare avanti, quindi grazie veramente di cuore amici abbonati, siete la vita del canale, ve lo dico sempre, se anche voi volete aiutare il canale a vivere un giorno in più, in descrizione ci sono tutti i link utili per abbonarvi, poi c'è il link per venirmi a trovare su Twitch, Instant Gaming, eccetera eccetera eccetera. Stasera sarò in live tra l'altro su Twitch con la serie abbonati, quindi ragazzi buona domenica a tutti, rilassatevi, magnate, state bene, perché la vita è bella, la vita continua, bisogna andare avanti, essere forti. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti, ciao.